Avete detto Dio? Non lo cerco più. Ci facciamo accompagnare in questo tempo di Quaresima da un testo scritto da un sacerdote, Raphaël Bouys, della diocesi di Lille, in Francia, un testo Un Dio diverso. E questo sacerdote si ispira agli scritti di Madeleine del Brel e inizia con questo scritto attraverso una domanda e ci fa fare un percorso perché scoprirci interroganti significa anche scoprirci capaci di una ricerca. La domanda è su Dio e sull'uomo. Ci sei Dio, ma ci sei uomo? Dal momento che Dio non mi parlava, mi ha forse mai parlato? Anche solo per un giorno? Ora ne dubito. Mi sono messo a gridare. Non sapevo che ci fosse questa rabbia in me. Per giorni, settimane, mesi, lungo i sentieri, nella cappella interna del monastero, ho aggrappato alle pagine dei libri che divoravo, ho urlato. Ma dove sei? Con tutta la mia anima. Non mi ero mai posto veramente la domanda. Mi è tornata indietro con una violenza rara. Mi ha liberato da me stesso. Il silenzio di Dio ha disciolto le mie certezze come la neve al sole. Le parole che mettevo su di lui sono scoppiate come bolle di sapone. Mi sono ritrovato nudo e muto, stravolto sul ciglio di un'assenza, su uno spartiacque tra nascita e morte, tra l'origine e la fine. Ci sei, è la domanda iniziale, la domanda che permette all'autore di fare un cammino lui dentro di sé, ma lo fa fare anche a ciascuno di noi. La domanda che impone una ricerca, impone quindi anche un distacco e anche il silenzio. È necessario fare un distacco allora, dopo una domanda, e il distacco serve per togliere ogni malinteso e ogni ambiguità, anche quelle che abbiamo dentro di noi. Dobbiamo tenerci a distanza da tutto, da tutti, lasciare libero il campo per il bene di sé e il bene di altri. Il distacco è comunque un'esperienza che conosciamo bene, pensiamo al momento della nostra nascita, quando viene tagliato il cordone ombelicale, il distacco dalla mamma, ma così anche il distacco dal papà, dalla mamma, dai genitori, quando entriamo nella vita adulta e il distacco ultimo, che è quello della morte, quando effettivamente i nostri affetti, vengono tagliati, ci distacchiamo veramente fisicamente dagli altri. Il distacco è anche dall'inutile, dal superfluo, dal non necessario, da tutto ciò che ci ingombra, da ciò che ci rende pesanti e da ciò che ci impedisce veramente di camminare. Quindi pensiamo alla nostra vita sociale, al rumore. Oggi stiamo vivendo una sorta di distacco, un'esperienza di fermo, ma non di angoscia e tantomeno di inquietudine, anche se il distacco ci fa entrare in un momento di silenzio che può provocare in noi turbamento e anche ansia, ma è il silenzio che ci prepara alla ricerca, ci prepara a vivere un cammino differente. In fondo, il distacco e il silenzio chiedono di vivere anche un tempo nuovo, un tempo particolare, un tempo attraverso il quale un altro o altri o la situazione veramente dica la sua parola su di noi. Noi che siamo abituati a essere così protagonisti e autoreferenziali delle nostre parole, del nostro stile, dei nostri entusiasmi, qui dobbiamo cercare di tornare a riscoprire che siamo fatti anche dalle parole di altri, dai loro sguardi, dai loro desideri. Questo è il momento attraverso il quale la ricerca e il distacco ci aprono al silenzio, tempo in cui dobbiamo ricercare chi siamo. Dio esiste, dite? Beh, se questo è vero, dovrebbe essere sufficiente. Che gli importano le nostre manovre? Se esiste, il suo unico desiderio deve essere che manteniamo una qualità di vita elevata, all'altezza della sua. Non ci credo più al paparino, al protettore, al benefattore o al giustiziere. Non credo più in qualcuno da ammansire, interpellare, da sedurre, invocare o addirittura risvegliare. I miei pensieri religiosi sono svuotati della loro consistenza. Le parole su di lui sono gusci vuoti. Io non credo più all'Onnipotente. Non credo al Signore del tempo e della storia. E se mi succede ancora talora in una conversazione di parlare di lui come del mio Dio, non è perché me ne sento ricco, ma perché, ammesso che ci sia, sono legato a lui come un ruscello alla sorgente. Si è fatto silenzio e al suo silenzio risponde il mio. Non gli parlo più. Non so cosa dirgli. Credere. Corro ancora questo rischio?
Un'altra domanda che ci pone l'autore. Credere è un atto di fiducia, è un atto attraverso il quale noi riveliamo di non bastare noi stessi. Crediamo in qualcuno, crediamo in qualcosa, perché li sappiamo molto più grandi di noi. Ci attirano, ci entusiasmano, ci sollevano, ci permettono veramente di avere uno sguardo differente su di noi. Ecco perché crediamo. Ma credere significa avere anche un atto di speranza. Noi non siamo solo il nostro oggi, siamo anche il presente, ma siamo anche quello che vogliamo diventare, siamo anche quello che vorremmo fare un po' di più. E questo è l'atto di speranza che nasce dal nostro credere. Credere oggi, però, bisogna certamente fare i conti con una società che si presenta da una parte indifferente e dall'altra anche secolarizzata. Indifferente riguarda la vita. Pensiamo quanto non crediamo più all'altro, abbiamo poca fiducia nell'altro, non abbiamo assolutamente, a volte, proprio fiducia in nessuno. L'altro è sospettoso, l'altro è da guardare a distanza. Ma a volte anch'io sono l'altro. Quante volte gli altri mi guardano a distanza? Ma secolarizzato è anche questo tempo e riguarda la nostra fede. Sembra che l'uomo si sia liberato definitivamente di Dio una volta per tutti e voglia vivere ormai precisamente e devotamente libero. Però ci chiediamo anche in questo tempo che stiamo attraversando così un po' complesso e difficile e così interrogante. Come la mettiamo con tutti coloro che in questi giorni stanno vivendo una preghiera? Che stanno facendo una preghiera, che desiderano entrare in chiesa, pregare, che desiderano rivolgersi a Dio, radunarsi. Questo desiderio dice che in noi l'atto del credere non è mai finito. Dite crisi? Direi piuttosto promessa. I pochi mesi passati al monastero di Clairland mi hanno attirato in una strettoia. E hanno bruscamente interrotto il cammino che io stavo facendo senza problemi da quasi 60 anni. Nulla è più come prima, né quello che sono, né tantomeno quello che vorrei essere, e neanche quello che faccio. Quei pochi mesi di esperienza monastica hanno cambiato il corso della mia vita. Sì, lo so bene. Cosa resta quando non c'è più nulla? Resta una domanda. Il risuonare di un grido, una sorta di eco in me. Ci sei? È silenzio? Forse la sua voce, io non lo so, ma mi resta anche, questo è certo, la voglia di essere uomo e di non sciupare nulla, la voglia di essere più umano. Va verso te stesso. Ho solo tardato troppo. Nulla è più come prima. Ecco il tema della crisi. La crisi, cioè un'esperienza che veramente tocca la nostra esistenza. Un'esperienza concreta, crino, il verbo greco, che conosciamo molto bene, significa questo dipanare, questo sciogliere la matassa per trovare il cappio e poter riprendere le situazioni in mano. Questa crisi è di fatto l'impegno che caratterizza la lotta, lo sforzo che noi mettiamo dentro a delle situazioni, pensiamo dentro alle nostre relazioni, pensiamo anche solamente alla crisi che abbiamo con noi stessi quando dobbiamo sciogliere un dubbio o una domanda, uno sforzo che chiede veramente passione di noi, passione dell'umano, ma chiede soprattutto tempo, non affrettarsi, certamente arrivare poi a decidersi, perché la crisi si conclude quando la scelta toglie veramente il dubbio che ci ha attanagliato. È una situazione di stallo, è tornare a tentare di ricostruire quell'equilibrio che si è rotto, l'equilibrio tra la mente, il cuore, persino il nostro corpo. Ma non smetto di dire che la crisi, in fondo, è una forza che noi abbiamo e che suscita l'interesse e la ricerca dell'equilibrio, una forza fisica tra il bene e il male, una forza fisica tra una scelta e la scelta di bene e di male che insieme combattono continuamente, un bene su di noi, un bene sugli altri. Certo, dopo ogni crisi noi abbiamo due almeno sensazioni. Primo, ci restano i segni delle cicatrici, ed è la verità che abbiamo attraversato una fatica.
E l'altro è che noi non siamo più gli stessi, mai, non siamo mai più gli stessi di prima quando abbiamo attraversato una crisi. Ma questo dice il nostro umano vivere e la capacità veramente di sfidare l'umanità, la nostra umanità, per farla crescere, farla diventare più grande di quello che è. Noi così diventiamo pienamente umani.